Registrazione partita. Bien. Está Allora, bien? veniamo tutti in piedi. E la lezione è, sì, è vero sull'orologio pelvico, quindi sui movimenti del bacino, ma ci uniamo un orologio toracico, perché mettiamo insieme veramente bene questa volta il torace con i movimenti del bacino, naturalmente sempre includendo i piedi e la testa, sempre un giro del mondo con il Feldenkrais. Ok, quindi l'ascolto in piedi che vi chiedo di fare è semplicemente di sentire dove appoggiano i vostri piedi. Abbiamo fatto già due lezioni su questo, quindi sentite se appoggiano di più sulla parte interna dei piedi e quindi di conseguenza anche le ginocchia guardano un po', si guardano tra loro, oppure se appoggiano di più sulla parte esterna e quindi le ginocchia guardano verso l'esterno, se c'è differenza tra un piede e l'altro. La sensazione che una gamba, che un piede porti di più il peso del corpo rispetto all'altro, che le ginocchia dietro, ad esempio, di una gamba siano più morbide e quindi di conseguenza una rispetto all'altra e di conseguenza il piede sia veramente, c'è qualcosa di diverso, magari appoggia di più sul tallone uno, l'altro di più sulla punta, oppure tutti e due sul tallone, tutti e due sulla punta. Fate tutte le considerazioni sui piedi che vi vengono in mente e facciamo un bel ascolto in piedi, nel senso che guardiamo dove guarda il nostro sguardo, se guarda l'orizzonte o tendenzialmente abbiamo il mento verso il soffitto o verso i piedi. Sentiamo com'è la nostra pancia. Se è in fuori, se è in dentro e di conseguenza la nostra colonna lombare dietro, se è molto inarcata, se la sensazione è che abbiamo le ginocchia tutte dritte, la pancia in fuori, la schiena inarcata, oppure la sensazione è che il nostro pube, il pavimento pelvico, sia veramente in centro e tenga su il peso del torace e della testa. Quindi osservate bene questa cosa qua. Sentite come respirate da in piedi, com'è la vostra capacità respiratoria, quanto si muovono le costole e se avete iniziato a respirare di più quando l'ho detto e prima invece era un po' così, siccome siete attenti a fare qualcosa magari la sensazione è che il respiro era poco. E per ultima cosa andate su alle spalle, la spalla destra, la distanza tra la spalla destra e l'orecchio destro, la distanza tra la spalla sinistra e l'orecchio sinistro. Notate se una vi sembra più lunga e una più corta. Naturalmente dove è più corta la distanza vuol dire che quella spalla magari è un po' più sollevata, porta un po' di più peso del mondo su quella spalla. Ok, bene. E adesso, se volete, andate giù distesi, facciamo un altro piccolo ascolto da distesi. Mettiamo così o nell'altro senso? Come? Così va bene o nell'altro senso? Ah, secondo me nell'altro io vi vedo sempre meglio, mi pare, no? Perché così tengo d'occhio un po', perché davanti vado meno bene a vedere i movimenti. Daniela, poi va bene così, ok. Così va bene. Daniela, se ti giri anche tu con la testa dove sono girati sia Enrico che la Franca che Paolo, Pina no, come eri prima andava bene, con la testa verso il giornale là dietro di te. Ok, se ti puoi girare dall'altra parte, Dani, così non faccio confusione destra e sinistra. Sì, però vai avanti in modo che ho dentro la testa e non i piedi. Ok, quindi ascolto da distesi, sentite come il pavimento vi dà la misura della vostra postura da distesi, l'avete sentita in piedi ed è sempre interessante andare a sentirla attraverso il pavimento perché vi dà una sensazione, no? Invece in piedi avete l'aria, non avete nessun contatto, quindi è più difficile. E quindi sentite come appoggiano i talloni, polpacci, lo spazio dietro le ginocchia, con il pavimento potete veramente appurare se la curva dietro le caviglie, se la curva dietro le ginocchia, sotto le cosce, insomma, se ci sono differenze tra una gamba e l'altra. E nella direzione delle ginocchia, ad esempio, no? O delle punte dei piedi. E andate anche a sentire come sono appoggiati i due glutei, il sacro,
se il sacro è appoggiato di più da una parte rispetto all'altra, quanto spazio c'è lì dietro la parte lombare, se c'è una curva molto ampia oppure no, quante vertebre riuscite a sentire della colonna vertebrale, come appoggiano le scapole, quanto spazio c'è dietro la cervicale. Paolo, sempre se vuoi mettere un asciugamano, una copertina sotto la testa, se sei scomodo, se invece stai bene anche così, puoi stare anche così, decidi tu, però hai un po' il mento verso il soffitto e quindi potresti sentirti scomodo, quindi valuta tu. E poi andate ad ascoltare anche le due spalle, come appoggiano, e la stessa distanza tra l'orecchio destro e l'orecchio sinistro, sì, l'orecchio destro e la spalla destra, l'orecchio sinistro e la spalla sinistra, e osservate se da distesi avete la medesima sensazione. E poi lungo le braccia, guardate come sono appoggiate, quanto distanza hanno dal materassino, sì, dal busto, e come sono appoggiate le mani, con i palmi, con i dorsi. Ok, e facciamo anche un ascolto in movimento. Voi l'avete già fatto, qualche movimento di questi l'abbiamo già fatto nelle altre due lezioni, quindi stiamo accumulando movimenti con i piedi. Allora, rifacciamo il movimento che abbiamo fatto nelle altre due lezioni, quello di flettere i piedi ed estendere i piedi insieme, quindi le punte vengono verso il viso e poi le punte dei piedi vanno verso il pavimento, e lo fate un po' di volte ricordando tutto quello che abbiamo fatto nelle altre lezioni, quindi le sensazioni sul bacino, sulla testa, quando il mento si allontana, quando il mento si avvicina. Bene, poi fermate questo e andate con tutti e due i piedi verso destra e tutti e due verso sinistra, no? Quello che abbiamo fatto alla prima lezione. Insieme, come se fossero i tergicristalli di una macchina. E sentite cosa fa il bacino, come si sposta il peso da un'anca all'altra, cosa fa la testa, tutto quello che abbiamo fatto nelle altre lezioni. Ok, e ora mettete insieme un circolo, un orologio, come se foste lì a percorrere tutte le ore con i piedi nella stessa direzione con tutti e due, no? Quindi andate con tutti e due verso destra, verso il pavimento, verso sinistra, verso la testa e poi riprendete a fare il circolo. Ne fate due, tre, sentendo tutto quello che viene coinvolto del corpo, poi cambiate il senso e ne fate altri due, tre nell'altra direzione. Osservate come respirate, tutto quello che succede. Ok, fermiamo anche questo. Fate un breve ascolto proprio della mobilità della vostra cassa toracica. Cioè, quando io dico osservate il vostro respiro, cosa potete osservare voi del vostro respiro? Potete osservare il movimento della cassa toracica, perché non è che ci riconosciamo la roba che c'è dentro, no? Non è che sentiamo così precisamente i polmoni che si gonfiano, si sgonfiano. Noi notiamo, quando osserviamo la nostra respirazione, i movimenti della cassa toracica e l'aria che entra dal naso e esce. Ok, quindi osservate un secondo e ricordate alla fine lezione com'era questo movimento della cassa toracica. E adesso facciamo l'altro movimento della seconda lezione, quindi un piede flette e l'altro si stende, quindi la punta del piede destro va verso il mento, la sinistra va verso il pavimento e poi il contrario, come se camminassimo, solo che siamo distesi. E osserviamo dove ruota la testa, come si sposta il peso sulle anche, cosa succede in generale. Se c'è un'anca che è più fluida e una meno. Ok, bien. Dopodiché andiamo a fare un movimento nuovo invece, no? Quindi fermiamo un attimo i piedi e andiamo con tutte e due le punte dei piedi verso l'esterno e poi con tutte e due le punte dei piedi verso l'interno. Quindi come allargate un po' i piedi, se per caso vi si incrociano troppo, fatelo piano, sentendo proprio cosa succede al resto di voi quando voi fate questo movimento.
Quindi vanno tutte e due, beh, non estenderli troppo, Pina, cerca di mantenerli comunque un po' rilassati. Ok, la ballerina che è in te. Ok, e ora fatelo ancora 2-3 volte e poi iniziate a fare un cerchio con un piede e un cerchio con l'altro. Allora, fate quello che volete. Chi vuole e riesce, prova a fare con un piede in senso orario, con l'altro piede in senso antiorario. Dovrebbe venire in automatico così. Però non vi preoccupate se non vi viene. L'importante è che facciate con un piede un cerchio e con l'altro un altro cerchio. Quindi che non rifacciate i cerchi di prima dove tutti e due i piedi andavano da una parte e poi scendevano verso il basso, tornavano da una parte e tornavano verso l'altro. Cercate di fare i cerchi diversi tra un piede e l'altro. E fate, non piegare le ginocchia, Paolo, cerca di mantenere le ginocchia tranquille perché così lo senti di più il movimento sull'anca e sul torace. Perfetto, bene, fermate anche questo, riposate un attimo. E mentre riposate, pensate qual era la vostra attitudine nei confronti di una richiesta un po' così complessa, no? Di fare con un piede un orario e con l'altro l'altro orario. Eravate preoccupati di non farcela? Vi siete dimenticati di respirare? Avete forzato di più? Volevate a tutti i costi oppure eravate tranquilli? Ecco, pensate alla vostra attitudine caratteriale o di abitudine quando vi viene proposto qualcosa di nuovo, di provare a fare qualcosa di nuovo. Sapete che il Feldenkrais lavora più per cambiare gli schemi mentali, per creare nuove connessioni nel cervello, che in realtà, Moshe diceva sempre, non sono interessato alle vostre ossa, al vostro sangue, ma sono interessato al vostro cervello, alla vostra mente. Ok, ora piegate le ginocchia, piedi sul pavimento. State così con la schiena in riposo e continuate a pensare a questa domanda che Moshe faceva spesso nelle sue lezioni. E mentre pensate, cercate di capire se avete messo i piedi in un buon posto per tenere le ginocchia riposate senza fare uno sforzo per tenerle verso il soffitto. E sempre pensando, iniziate a fare il 6-12, che io intanto lo spiego alla nuova Daniela. Quindi Daniela, per fare il 6-12 devi inarcare la schiena, cioè spingere con i piedi, no? Tu spingi con i piedi verso il pavimento e vedrai che il pube sale verso il mento si allontana e tu dovresti buttare fuori l'aria come sensazione, perché la pancia viene tirata in dentro. Poi quando lasci andare i piedi, permetti anche al pube di scendere un pochino di più verso il pavimento e sentirai che la schiena si inarca, tu inspiri e il mento va come anche lui a seguire il pube. Quindi fai avanti e indietro in questo movimento che noi chiamiamo nel Feldenkrais 6-12, perché se tu immagini un orologio messo sotto di te, sul pavimento, col tuo bacino sopra l'orologio, metti le 12 grosso modo lì sotto l'ombelico, nella parte del pavimento, e le 6 nel punto estremo del coccige verso i piedi e tu facendo questo movimento percorri questa linea dalle 6 alle 12 che prova ad osservare se è retta oppure fa curve strane, ok? E se è abbastanza regolare o ci sono degli scatti mentre la fai. Ok, tutto a posto Daniela, ti viene? Sì. Perfetto, tu immagina che vuoi far passare un topolino, quindi e vuoi schiacciare un topolino giù sul pavimento, quindi quando premi i piedi il pube va su, la parte lombale si schiaccia bene sul pavimento, tutte le vertebre si allungano, fa pure bene, e quando invece lasci andare il pube va verso il pavimento e questo topolino può passare perché tu gli crei lo spazio. Ok, fermiamo questo e voi 4 andate, 5 andate a fare il 3-9 che io lo spiego a Daniela. Quindi Daniela,
Spingi solo col piede destro, mantenendo il ginocchio destro, anche il ginocchio sinistro verso il soffitto, in modo che la spinta di questa forza che tu mandi verso il pavimento ora non vada più verso l'alto, ma vada sull'anca destra, che si solleva appena appena leggermente, e il peso va di più sull'anca sinistra. Poi lascia andare il peso dal piede destro, quindi le ginocchia tornano verso il soffitto, e inizia a spingere verso il pavimento col piede sinistro. Quindi si solleva leggermente l'anca sinistra e il peso va verso l'anca destra. E poi fai avanti e indietro spingendo una volta con un piede e una volta con l'altro. Lo chiamiamo 3-9 perché in questo orologio puoi mettere le 3 a sinistra e le 9 a destra o il contrario, ma ci saranno queste due lancette che sono verso queste due ore, e come se tu percorressi un'altra linea perpendicolare a quella di prima del 6-12 e quindi la disegni sul pavimento. Okay. Ok? Dimmi se ci sono problemi che io ti aiuto, ma credo che stai riuscendo, no? Poi casomai guarda Enrico. Sì. Perfetto, brava. Ok. Cerca di tenere Enrico le ginocchia, va bene anche se le sposti a destra e a sinistra, ma se vuoi sentire di più il lavoro anche sulle scapole e sulle spalle, se mantieni le ginocchia verso il soffitto vedrai che senti di più questa torsione della colonna vertebrale sia lombare che dorsale, e meglio come si sposta il peso nelle due scapole e cosa succede alla testa. Ok. E adesso tutti quanti cercate di unire tutte le ore dell'orologio, quindi partendo dalle 12 andate verso destra o verso sinistra a riunire questi quattro orari e completare tutto l'orologio. Scegliete voi il verso che volete e poi quando l'avete fatti 4-5 volte cambiate il verso. Attenti alla respirazione. Dopo Daniela guarderai qualche playlist su questa lezione, c'è tutto un lavoro sulla respirazione, ma che adesso loro dovrebbero già sapere. Quindi stai attenta a quanto inspiri, a quando espiri, e usa proprio la respirazione per portare fuori la pancia che ti aiuti a fare le curve senza sforzare troppo. Ok, fate anche l'altro verso. Bene, e poi allungate tutto, riposate un attimo. Se sentite, se già aver fatto un po' di orologio pelvico vi ha un po' cambiato la condizione del corpo sul pavimento. Pina e Franca, non state a fare le staccanoviste, ne farete tanto di orologio pelvico. Andiamo a fare qualcosa di diverso in questa lezione. So che ci si prende gusto e le persone vogliono sempre farlo, tantissimo, è bellissimo. Vedrai, Daniela, che quando inizierai a fare l'orologio pelvico, poi la mattina prima di svegliarti lo fai sempre. Ok, ora lasciate le gambe allungate così come siete e vi abbracciate in modo che la mano destra vada a prendere la scapola sinistra e la mano sinistra la scapola destra. Quindi un abbraccio, siete abbracciati. Ok, osservate il braccio che se voi lo portate verso il viso è quello più vicino al viso. Quindi ad esempio la Franca c'ha il sinistro, mi pare. Anche Paolo c'è il sinistro, invece Enrico, sì, anche Enrico c'è il sinistro. Tu Pina cosa c'hai? No, tu c'hai il sinistro. Sinistro, tutto è sinistro. Tu Daniela cos'hai? Che non vedo il bene. Destro. Il destro, Dani, vieni un po' più in giù, no, Daniela, che non ti vedo bene. Vai un pelino più in là. Più in giù o più in là? Sì, sì, così va bene, così vedo anche la testa. Ok, abbracciati. Ok, sinistro anche tu. Tu Daniela invece hai sinistro o il destro? Sinistro. Più vicino al viso. Siete tutti sinistri vicino al viso. Ok, in questa situazione con le braccia andate con i gomiti verso la testa e verso i piedi, cioè cercate di muoverli piano e dolci in modo che sentiate, no, sempre attaccati al torace, Enrico, non fare troppo. Vabbè, potete anche staccarli dal torace, però partite piano
in modo da sentire che le braccia, muovendosi così, si spostano parte del torace, che succede qualcosa nelle cervicali. Le gambe ve le lascio distese perché così non partecipa molto il bacino, perché adesso noi vogliamo sbloccare il torace. Quindi, in un certo senso, noi stiamo facendo un 6-12 con le braccia, no? E quindi, di conseguenza, un 6-12 con la nostra colonna dorsale. Sapete che sono 12 vertebre. Non molto. Mantieni le mani, Enrico, sulle scapole. Fallo più piccolo, ma cerca di tenerti. Cioè, tu devi sentire le costole che si spostano, che si muovono. Sentite che un 6-12 viene fatto anche dalla curva cervicale e che anche la testa fa un piccolo movimento, la nuca fa un movimento 6-12, il naso anche, lo sterno anche, le clavicole fanno un movimento, no? 6-12. Ok, e ora fermate questo e andate sempre con i gomiti, insomma con le braccia, verso destra e verso sinistra, usando la mano destra che aiuta la scapola a sollevarsi dal pavimento per andare verso sinistra e la mano sinistra che aiuta la scapola destra ad andare verso sinistra. È come se vi voleste dondolare sulla parte solo del torace. Sentite cosa fa la testa. Piano Paolo, più piano. Sì, va bene provare se la testa vuole andare a destra o a sinistra, ma lascia però che la testa vada perché tu stai muovendo il torace, non che vada lei per conto suo. Quindi prova a farlo anche più piccolo, più dolce. Mosè diceva che se impariamo a essere dolci col nostro corpo, poi siamo dolci anche con la nostra mente, con i nostri problemi, con i nostri guai, con tutto. Paolo, posso chiederti di venire un po' più vicino a Franca perché mi perdo l'altro braccio. Pelino, vicini, vicini. Eccola, perfetto. Ok, fermate anche questo e iniziate a mettere insieme, come abbiamo fatto per il vaccino, questi quattro movimenti. Quindi andiamo con le braccia verso destra, poi verso il pavimento, verso il pube, verso sinistra e verso la testa. E molto lentamente, sentendo proprio che tutto è trascinato dalle braccia nel torace, andiamo a smobilitare, a ammorbidire un po' di tutto questo torace che è sempre così bloccato, chiuso. Fate un po' di cerchi e poi cambiate anche il verso e notate quale verso vi piace di più. Più piano Paolo, più piano, provate tutti in generale a non usare sempre la velocità, tipo Pina che va pianissimo può provare a farlo più, no Pina non puoi tirare sulle gambe, è fatto apposta di tenere le gambe allungate perché così non ci metti dentro il bacino, allunga tutto Pina. Devi farlo più piccolo o riposarti, allunga tutto e riposati, però è chiaro che l'abitudine di inserire il bacino non ti può permettere di muovere il torace, quindi fai più pause, diminuisci, senti bene il respiro. Ok, se avete cambiato senso, avete fatto almeno 2-3 volte, allungate tutto e riposate, sentite con le braccia lungo i fianchi subito com'è cambiata la vostra respirazione, intendendo il movimento della cassa toracica e del diaframma. E quanta aria entra nel naso ed esce. Tutto quello che è percepibile attraverso proprio movimenti. Allunga le braccia, Enrico, riposa. Ok. Sentite se respirate con più, se la sensazione è che ci sia più movimento nel respiro. Ok, vi abbracciate di nuovo, però mettete questa volta l'altro braccio più vicino al viso.
sentirete subito che è un po' più scomodo, no? Perché il cervello sceglie sempre la soluzione più facile. Quindi accomodatevi in questa nuova conformazione e fate di nuovo la stessa cosa, cioè andate prima con i gomiti verso la testa e verso il pavimento, no? Prima Paolo, verso la testa, verso il pavimento, quindi il 6-12. Sentite cosa cambia avere le braccia in una conformazione che il vostro cervello non avrebbe scelto. E quando volete iniziate a portare i gomiti verso destra e verso sinistra, quindi fate le lancette del 3-9. Dolci, eh? Sentite cosa cambia in questa conformazione. E quando volete iniziate a fare anche qua l'orologio, che infatti questo si chiama orologio toracico. Oh, molto meglio Paolo, adesso si vede che sono le tue braccia che stanno trascinando il torace e anche la testa va col torace, bene. Direi che piano piano anche Enrico sta andando molto meglio. Sembra che essendo più scomodo il cervello si era segnato ad andare più piano per sentire e questo sta facendo un gran bel effetto. E quando volete cambiate anche il verso. Quando volete potete anche ricambiare di nuovo il verso e sentire che differenze ci sono, quella che vi piace di più. Fate tutte le pause che volete, anche se io non ve lo dico, se siete stanchi, qualsiasi cosa. Provate al volo a cambiare di nuovo le braccia e rimetterle nella vostra posizione più comoda e fare solo i due cerchi e vedere come vi sembra questa cosa. È diventato più piano, Paolo. Vedi, quando hai la tua modalità. Allora, per vedere se adesso ha funzionato, allungate le braccia lungo i fianchi e provate a fare l'orologio senza l'aiuto delle braccia, cioè fate questo orologio dorsale, insomma, del torace, toracico, senza l'uso delle braccia. Piano, sentite. Tutto quello che abbiamo fatto nelle altre due lezioni a proposito di quanto può aiutare il respiro. Quindi il diaframma in questo caso sta facendo una funzione incredibile per aiutarvi sgonfiando, gonfiando la pancia. Naturalmente userete altre parti per riuscire a farlo e cambiate anche il verso. E quando volete riposate e andate in ascolto di come state sul pavimento. Se avete bisogno di sentirvi più comodi, sollevate pure le ginocchia verso il soffitto e mettete in appoggio i piedi, così riposate la schiena. Se invece state bene anche così, rimanete pure così. E sentite la respirazione, sentite il respiro, il movimento del torace e del diaframma. I movimenti del torace, sentiteli anche nelle clavicole, nello sterno, nelle costole che toccano il pavimento, nelle costole sotto le ascelle. Ok, portate tutti i piedi in appoggio, le ginocchia verso il soffitto, continuate a sentire la respirazione in questa posizione
e sentite se la vostra respirazione ora è così aperta che arriva a crearvi il movimento del 6-12 sul pube, sulla pelvi, sul bacino, anche solo perché voi ascoltate il respiro e questo movimento arriva al bacino, perché siete vivi, siete uniti alla vostra pancia, al vostro pavimento pelvico, al vostro intestino e tutto, e la respirazione vi porta piano piano a sentire questo movimento del 6-12 che piano piano diventa sempre più ampio, e quindi poi iniziate a farlo volontariamente un po' più ampio, in modo da poter riconoscere se c'è qualcosa di diverso ora nella vostra capacità di sentire come questo movimento del bacino arriva al torace, alle scapole, alla testa, alle spalle, ma soprattutto al torace, dove abbiamo fatto l'orologio toracico. Quindi sentite, facendo 6-12, se ora veramente il torace e le scapole stanno partecipando a questo movimento del bacino. E iniziate a fare anche il 3-9, quindi spingete col piede destro, andate verso sinistra, spingete col sinistro, andate verso destra. Usate anche qui tutto quello che abbiamo fatto sulla respirazione, sentite la testa e tutto, ma soprattutto andate a sentire bene come il torace reagisce al movimento del bacino. E se ora è proprio chiaro, quando andate ad esempio a spingere col piede sinistro, il peso va sull'anca destra, come va bene anche sulla scapola destra, come le vertebre e le costole si adattano a questo movimento del bacino. E non dimenticate anche la testa, anche se capisco che quando si sta concentrati ad osservare una zona, facilmente si blocca un'altra. Abituatevi ad allargare il vostro sguardo, anche se io vi dico di guardare una cosa, provate a tenere sempre lo sguardo anche a 360 gradi sul corpo. E andate avanti e indietro ancora un po'. E quando volete, naturalmente, la prossima volta che magari andate verso destra, iniziate ad andare giù verso i piedi, verso sinistra, verso la testa, e provate a fare l'orologio pelvico tutte le ore, però mi raccomando, sentendo cosa succede al torace, sentendo proprio la presenza del torace. Oh, bene Paolo, adesso ti vedo proprio in un bel ascolto, perfetto. Daniela e Franca se la stanno godendo alla grande. Per la prima volta vedo Enrico fare qualcosa con calma, con gusto, con tranquillità, mi sembra quasi un miracolo. Un avvenimento storico. Dopo 3 mesi di Feldenkrais finalmente sta facendo un orologio pelvico con tutta relax e calma, bellissimo. Quindi sono felice, cambiate anche il verso. Sentite la respirazione. Chi vuole continua, chi vuole allunga, si distende e si riposa. E ascolta la respirazione, ascolta come sta il corpo in appoggio, se la parte lombare è un po' più piatta. Se le mani, magari qualcuno c'aveva le mani un po' contratte sul pavimento, a pugno, sono più distese, se c'è meno spazio sotto i polsi.
Bene, portiamo i piedi in appoggio, le ginocchia verso il soffitto. Le braccia potete tenerle sia lungo i fianchi, sia sulle anche, dove volete voi, ma vi chiedo di venire su in aria con il bacino. Allora qua, pochi millimetri, l'importante è che sia sollevato, a seconda delle vostre capacità giniche andate dove volete, ma non siate troppo in sforzo. Per me l'importante è che voi sentiate che il peso è sulle scapole e sulle spalle, cioè che quella parte del torace, anche tutto il torace, voglio dire, fino alle ultime costole dorsali, che le dorsali le sentite bene, no? Le vertebre e le costole che le accompagnano. E da questa posizione di bacino sollevato andate a fare il 6-12, quindi inarcate la schiena, portate il pube verso il mento e lo allontanate. Quindi non è il bacino che si solleva e si alza, il bacino può essere sollevato anche di pochi millimetri, ma fa il 6-12, cioè va il pube verso il mento e il pube si allontana dal mento. La schiena, quando il pube va verso il mento, si arrotonda, quindi potrebbe quasi arrivare a sfiorare il pavimento. E poi quando allontanate il pube dal mento, la schiena si inarca e voi allontanate appunto dal pavimento. Pochi millimetri. Paolo, stai già facendo il cerchio, invece devi fare solo il 6-12 adesso. Mi fa piacere che tu sia così entusiasta, ma per ora devi fare solo il 6-12. E poi è stare sollevato pochi centimetri, non serve che sia molto. E quando siete stanchi, andate pure giù, per me l'importante è che lo facciate, riposiate, lo facciate, ma che sentiate l'influsso e il peso che viene portato bene sulle spalle e sulle scapole. Quando riposate potete anche riposare mantenendo i piedi in appoggio e le ginocchia verso il soffitto. Ok, quindi fermate anche questo, riposate così o allungate come volete voi. Ok, avrete capito che il prossimo passaggio è sollevare sempre il bacino, far scendere un'anca, poi sollevare quell'anca là verso il soffitto, far scendere l'altra, poi risollevarla verso il soffitto e fate il 3-9, però lo fate solo sospesi col bacino in aria. Poco, dolci, sentite questo movimento un po' del twist again, come si chiama, del twist. È il 3-9 fatto in aria. Tutto bene Daniela, tutto a posto? Tutto a posto. Ok, perfetto. Non sforzare troppo, tranquilla, ma tu se fai pilates o cose così non avrai problemi a stare col bacino in sollevato. Le ginocchia rimangono sempre un po' verso il soffitto, così sentite meglio la torsione della colonna vertebrale e sentite bene il peso lì sulla parte del torace. E quando volete, naturalmente, scendete, riposate, se volete riprendete, fate quello che volete. Osservate se bloccate il respiro o se potete continuare a respirare. Allungate tutto, riposate un attimo. Allora, la parte che viene adesso, immaginate, sarà fare l'orologio pelvico in sospensione. Allora vi chiedo di farlo piano, poco e di veramente mettere insieme questi quattro movimenti. Cioè meglio farne due o tre attentamente, cercando di capire come può essere fatto questo orologio pelvico in sospensione, che farne 10.000 tutti confusi, ok? Quindi quando volete voi, riportate i piedi in appoggio, le ginocchia verso il soffitto, sollevate anche di pochissimo il bacino e provate a fare l'orologio pelvico in sospensione, ricordandovi il respiro e tutto quanto, e sentite l'influsso di questo orologio sulle spalle, sul torace e sulle scapole. Piano, fate ora per ora. È bellissimo se fatto bene. Quando volete cambiate il verso.
e naturalmente quando siete stanchi riposate, allungate tutto. E quando allungate, la prima cosa che andrete ad ascoltare sarà veramente la respirazione, cioè quanto ha contribuito questo orologio sollevato a far sì che il vostro torace abbia preso un po' di più movimento. Se non è così, magari avete forzato un po' troppo, quindi quando rifarete la lezione cercate di fare, di sollevare meno il bacino, di farne meno, di far più pause. Ok, adesso sempre così distesi andate a fare il 6-12 senza l'appoggio dei piedi, quindi usando proprio il movimento 6-12, quindi sarà dolce e fate col pube lontano dal mento, il pube che si avvicina, usate il respiro per tirare dentro la pancia, buttare fuori l'aria, portare bene il pube verso il mento. E poi inspirate, allontanate il pube dal mento, buttate fuori, inalate e sentite che potete ormai fare il 6-12 bene anche con le gambe allungate, quindi senza la spinta dei piedi. E mentre lo fate, notate proprio come arriva da questa posizione in maniera incredibile la sensazione che il pube, il bacino e le vertebre lombari sono veramente legate alle vertebre dorsali e cervicali, alle scapole, a tutte le costole. Sentite come fare il 6-12 arriva a tutto il torace. Usate la respirazione, tutto quello che abbiamo fatto in tutte le lezioni su 6-12. Usate il diaframma proprio. Se volete sperimentare qualcosa di interessante, potete fare anche il 6-12 stando in apnea piena, quindi inspirare, tenere l'aria e provare a fare il 6-12, così forse riuscirete a sentire bene anche il lavoro del diaframma, che sapete che è quel bel muscolo grande a ombrello, che si arrotonda e si appiattisce proprio come un ombrello e vi permette di allargare e ampliare i polmoni e poi buttare fuori l'aria e restringerli. Poi quando volete naturalmente ritornate a respirare. Ok, fermate anche questo. E usando probabilmente un po' il lavoro dei glutei, vedete come farlo, fate anche il 3-9, quindi andate con il bacino sollevando l'anca sinistra verso destra, poi sollevate leggermente l'anca destra e portate il peso verso l'anca sinistra. Piccolo, dondolato, usate il respiro anche qua e sentite come questo movimento si riflette sul torace, sulle scapole, sulle vertebre, c'è una torsione qui. E cosa vuoi fare la testa? Non dimenticate l'altra lezione, eh? Abbiate lo sguardo a 360 gradi sul corpo. E quando volete, la prossima volta che andate a destra o a sinistra, andate a fare l'orologio in una direzione che vi piace o l'altra, da così, da distesi.
E sentite come questo orologio del bacino fa fare anche alla parte toracica un orologio, quello che abbiamo fatto prima, l'orologio toracico. Piano, dolci, senza fretta. Cambiate anche il verso, eh? Ok, quando volete portate i piedi in appoggio, le ginocchia verso il soffitto, così giustamente riposiamo un po' anche la schiena. E fate qualche volta l'orologio pelvico, così con un verso che vi piace o l'altro, sentite se ora la sensazione che veramente il torace partecipi a questo orologio è proprio evidente, non ci sono più dubbi. Piano, dolci. Sentite ogni ora, ogni vertebra, ogni costola, ogni tutto quello che succede quando preme un piede, quando preme l'altro, cosa vuoi fare la testa, cosa succede alle cervicali. Che orologio fa il naso? Che orologio fa la nuca? E quando volete, fermate solo momentaneamente l'orologio pelvico, l'orologio nel bacino e iniziate a fare l'orologio col torace e piano piano vedete se il torace facendo l'orologio si trascina anche il bacino. Quindi voi cominciate a farlo nella direzione che più vi piace con il torace, ma poi andate ad osservare se per caso anche il torace può tirarsi dietro il bacino come il bacino può tirarsi dietro il torace, perché in realtà voi siete pezzi tutti uniti uno con l'altro, non è che siete separati. Bello Enrico, mamma mia, adesso vedo proprio il tuo torace che si muove come un'onda, tutto fluido, non è più rigido. Bellissimo, è quasi un miracolo su Enrico perché è pieno di muscoli, quindi il suo torace a volte è veramente duro, rigido. E anche tu Pina, vedo bene che adesso si muove molto perché anche lei, essendo ballerina, cioè voglio dire, il torace deve rimanere rigido. Bella anche Daniela, vedo tutti quanti che se la godono. Paolo si è anche lui tranquillizzato, lo fa benissimo, bello. Bellissimo, guarda, vedervi. Mi dispiace di non vedere l'altra Daniela, ma insomma spero che ti piaccia, che sia bella questa sensazione Daniela, no? Di muovere il resto del corpo col torace. Sì, sì, sì. Quando volete allungate tutto, riposate, l'ultimo ascolto. Fatelo sentendo se è cambiato qualcosa, soprattutto nella vostra respirazione, se ci sono più movimenti del torace e poi anche tutto il resto delle curve come appoggiano sul pavimento. Se lasciate cadere un po' di più peso sul pavimento. Hai visto, Paolo, il mento che si è allineato, bellissimo. Praticamente tu se ammorbidisci il torace non avrai più questa sensazione della testa in avanti. Bellissimo. Là si vede proprio un cambiamento bello, penso la sensazione molto bella da sentire.
Ok, quando volete iniziate a fare quello che abbiamo fatto all'inizio, quindi con le punte dei piedi verso la testa e poi verso il pavimento, ma dolci, semplicemente avanti e indietro con i piedi, li flettete, li estendete, come se steste ancora continuando a sentire l'ascolto del corpo, ma in più ci inserite un movimento per sentire come ora il torace partecipa a questo movimento, sia nella parte che tocca il pavimento, sia nella parte davanti. E quando volete andate anche coi piedi verso destra, verso sinistra, sempre molto dolcemente, per sentire come il torace sempre partecipa. E naturalmente che il bacino, la testa, le gambe, tutto. Tutto, 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 tutto. E quando volete naturalmente iniziate a fare i cerchi con i piedi, dolci, 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 in modo da... Prima quelli tutti e due nella stessa direzione, Franca. Tutti e due vanno a destra, verso il basso, verso sinistra e verso l'alto, in modo che senti questo cerchio. E quando vuoi naturalmente cambi il verso, ma manteniamo il cerchio con tutti e due i piedi nella stessa direzione. Così riconosciamo che cerchio fa il bacino, che cerchio fa il torace, il naso, la nuca. Poi fermiamo i piedi un attimo e proviamo ad ascoltare la differenza della nostra respirazione tra quando facciamo un'azione, anche se piccola, anche se dolce, rispetto al momento proprio del riposo. E se per caso non notaste tanta differenza, sarebbe un bel risultato, perché così la sensazione è che potevate continuare a respirare. Così poi nella vita, anche se fate delle cose, continuate a respirare. Poi quando volete fate un piede si flette e l'altro si allunga, come camminare da distesi, e sentite bene le anche. Cosa questo movimento fa alle scapole? Qual è la scapola che va verso l'alto, verso il dietro di voi, e qual è che scende quando voi fate questo movimento? Quindi notate proprio, perché le scapole, soprattutto facendo questo movimento, ma anche prima, però qua si nota molto bene, perché si nota la differenza nel movimento delle anche, che una scende e una sale, e le scapole, le spalle fanno una cosa simile, notatelo. Non piegare le ginocchia, Paolo, cerca di lasciarle proprio in modo che il movimento, la forza arrivi proprio alle anche e poi anche alle scapole. E quando volete fate anche i due piedi in fuori, i due piedi in dentro, e sentite che ora veramente uno di questi movimenti porta le scapole ad allontanarsi dalla colonna e uno degli altri movimenti le porta ad avvicinarsi alla colonna. Notatelo, fate abbastanza piano da notare questo movimento delle scapole che come delle ali si allontanano e si avvicinano alla colonna. E quando volete voi iniziate a fare con un piede il senso orario, con l'altro il senso orario, o comunque non importa, l'importante è che i due piedi non facciano lo stesso tipo di cerchio. Piano, e sentite com'è la vostra attitudine in questa nuova possibilità di fare una cosa che magari non è consuetudine fare, e se potete godervela di più di prima, cioè se non vi importa tutto sommato di riuscire subito, ma quello che vi importa è di sentire cosa succede al vostro corpo e alla vostra mente quando avete qualcosa di un po' diverso da fare. E divertitevi proprio a provare come posso fare, mando un piede di qua, un piede di là, come faccio a fargli fare una rotazione diversa? Oppure provo a non pensarci proprio e a provare a fare un cerchio con un piede e con l'altro e vedere cosa succede. Se riuscite a mantenere la curiosità senza agitarvi, senza preoccuparvi, è già una buona situazione. E quando volete fermate anche questo e fate veramente l'ultimo ascolto. Prima di venire seduti, prendetevi il vostro tempo per venire seduti.
Per venire seduti, mi raccomando, prima mettete i piedi in appoggio, ginocchia verso l'alto, andate su un lato e venite seduti. Sentite un po' prima anche da seduti come state seduti rispetto al vostro abitudine, com'è il respiro da seduti. Ok, e quando volete venite proprio subito in piedi, se qualcuno vuole cambiare la telecamera, ma se no non è un problema, perché tanto siete voi che dovete sentire come state. E mentre siete in piedi andate subito a rilassarvi, a mettervi fermi e sentite proprio se il peso del vostro corpo ora è di più su tutti e due i piedi e in maniera centrale, soprattutto chi ce l'aveva verso l'interno o verso l'esterno. Ok, e poi naturalmente andate a considerare tutte le altre curve che avete guardato all'inizio della lezione, il vostro sguardo, la distanza tra un orecchio e una spalla e l'altro orecchio e l'altra spalla. Paolo prova subito a ruotare a destra e a sinistra per vedere se il torace gli permette di essere più sciolto. Naturalmente la cosa importante è, ad esempio, se il pavimento pelvico lo sentite, il peso del torace e della testa lo sentite di più al centro, sentite che siete come più saldi, magari l'impressione di essere anche un po' più pesanti, però più saldi. Ok, se volete naturalmente fate anche qualche passo in giro per la stanza per sentire se la sensazione è di avere un torace più mobile, quindi la sensazione di essere più compatti, di essere più qualcosa di diverso, andate a cercare quello che volete voi. Ok, e chi è comodo in piedi, chi vuole sta seduto, e la lezione è finita. Com'è andata? Vi è piaciuta? Grazie. Bellissimo. Bene. Molto bella. Bella, vero? Bellissima. Questa lezione credo che non esista, cioè nel senso che ho messo insieme altre lezioni perché orologio toracico per ora non l'avevo mai sentita, però l'ho fatta su di me, mi è piaciuta tantissimo l'idea di creare un orologio col torace, forse esiste ma io non ho fatto tempo ancora a vederla perché sono tantissime le lezioni Feldenkrais e tutti gli insegnanti poi fanno il loro porporì. Però a me questa qua mi ha dato delle sensazioni bellissime, sì che ho detto, boh, ve la propongo e sperimentiamo. Ho visto Enrico, mi ha dato tanta soddisfazione. Enrico, siediti perché tu mi hai dato una soddisfazione enorme in questa lezione perché ti ho visto fare una cosa con calma. Sì. È stato bellissimo. Anche Paolo, devo dire che i due uomini partono sempre molto energetici e invece dopo si è calmato, vedevo insomma che sentivi molto, perché la Paola, la Franca, la Dani, la Pina, loro fanno comunque sempre tutto calmo già dall'inizio, l'impressione è che si godano tutto all'inizio, forse la Pina della volta la vedo sofferente perché tende a inarcare la schiena, ma insomma anche lei in linea di massima sa come fermarsi. E per me vedere voi due uomini che piano piano rallentate è una soddisfazione invece immane, perché vabbè, gli uomini hanno sempre bisogno di fare la prestazione bene, sì che rallentarli è difficile, quindi una bella soddisfazione per me avere due uomini qua in questo gruppo, che è raro perché di solito noi facciamo tutte donne. Quindi brava Franca che hai trascinato il compagno, bravissima. E bravo Enrico che ha trascinato invece una donna, e va bene anche quello perché il Feldenkrais deve essere, come dici tu Pina, che dobbiamo, come dici che dobbiamo mandarlo nel mondo, propagarlo, non mi ricordo. Sì, 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 sì. Bisogna... Io sto benissimo, avevo iniziato la lezione col mal di testa. Ah, mi dispiace. Non ce l'ho più. Vai, grande. Bene. Tu Daniela com'è andata? Dani, aspetta, prima la Dani. Com'è andata Dani? Dani. Oh, bene, io avevo un problema alla spalla, ce l'ho da un po' di tempo e mi si è sciolto. Infatti è stato bello sentire, cioè fare il movimento, sentire il collegamento, che già lo facevi, però portarci l'attenzione proprio. Sì. Bello, 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 bello.
Perché secondo Moshe non è il movimento di per sé che ti aiuta il cambiamento, è l'attenzione al movimento, perché se no uno dovrebbe fare 10.000 movimenti e non funziona mai. Il Feldenkrais non è perché tu debba fare la ripetizione, tu devi farne sempre di nuove, in modo che il cervello, la tua attenzione faccia fare al cervello il cambiamento, ma è l'attenzione, la consapevolezza, perché se no lui diceva che si è come scimmie, si ripete i movimenti, si ripete, ma non si impara mai, no? Invece bisogna mettere l'attenzione e l'attenzione cambia. Una volta che tu hai sentito che il torace può essere più mobile, se hai fatto tanta attenzione la porti nella vita e in qualche maniera piano piano diventi più morbido, e morbidendo il torace diventi più morbido di testa, diceva Moshe. È proprio così, no Franca? Cioè, hai detto che Paolo è diventato più ottimista, ci hai dato questa bella notizia. E tu Daniela, la nuova com'è andata? Come ti sei trovata? A me è successa una cosa stranissima. Quando abbiamo fatto quell'abbraccio sulle scapole, mm-hmm, a me è venuto istintivo in un senso. Che poi sentivi, invece, scusa? Sentivi? È venuto istintivo un senso, no? Un movimento, okay, a destra. Sinistra. E poi successivamente però ho realizzato che l'altro era molto più semplice. Ma pensa a te! Prima quello più difficile e poi quello più semplice, ma senza saperlo. Ma sai, credo che tu non sia stata la unica, perché c'era anche Paolo che gli veniva meglio dall'altra parte con la seconda scelta. Quindi non sempre il cervello, può darsi che il tuo cervello sia predisposto a scegliere le cose più difficili. Può essere, cioè io ci penserei, no? La prossima volta dici, beh, aspetta che provo a fare qualcosa di più facile, no? E questi sono queste osservazioni che tu hai fai, che vuol dire che sei una persona che osserva, no? Che non fai i movimenti così, ma sei consapevole di quello che fai. Poi questo pensiero sul movimento, sul corpo, ti aiuta a portarlo nella tua vita, nei tuoi pensieri e dire, ma vuoi vedere che io posso provare anche a scegliere qualcosa di più facile nella mia vita, non andare sempre a fare le cose più difficili. E questo è proprio quello che intendeva Moshe, cioè di poter cambiare gli schemi mentali attraverso l'osservazione del corpo, perché è molto più difficile osservare i nostri pensieri. Invece questo meccanismo che fai tu adesso di salto da corpo a pensiero può diventare più facile. Parlo tanto perché accontenta un po' Pina, che vuole sempre che parli del Feldenkrais, del metodo. Sì, infatti che... stavo chiedendo se tutti sono d'accordo, se una volta ci fa una lezione e ci parli solo di Moshe. Tutto? Faremo una diretta in cui dopo tutte queste lezioni apriamo a delle domande, voi fate le domande e cercherò di rispondere e vediamo cosa ne viene, verrà fuori una discussione, una conversazione, senza che sia io che insegno, perché tu sei specializzata in 10.000 cose e la Daniela anche, cioè voglio dire, abbiamo qua delle terapeute, perché questa, cara Daniela, è una classe sperimentale che facciamo quasi tra professioniste, nel senso che sì, io sono imbranata con questa tecnologia, sì, che loro mi hanno aiutato a fare le lezioni online, io sono 10 anni che le faccio, 15 che le faccio solo di persona, e così sperimentiamo che se questo sarà veramente il futuro saremo pronti tutti quanti a fare lezioni senza toccarci, senza vederci di persona. Ma lo sai che mi hanno chiamato dalla Spagna? Ti hanno chiamato dalla Spagna? E vai. Esterniego per fare una formazione con lei che si basa sul Feldenkrais e poi va sul Mindfulness, qualcosa del genere. Mindfulness, perché adesso va il Mindfulness. Praticamente esatto. Qui a Fuerteventura in poco tempo riuniremo le migliori menti del fitness, della recuperazione organica e mentale, queste cose qua, e no, faremo una society. Aspetta, sì, Pina, sì. Però che stoppo, perché sennò viene troppo lunga dopo la registrazione e parliamo noi, sempre che riesco a trovare il bicio qua che si perde. Ok, vai, stop. E dopo parliamo noi.